Ecco, questo incontro su Pulcinella inizia dal commento rapido di un ritratto. Un contadino della città di Acerra, praticamente Acerra è una cittadina a pochi chilometri da Napoli. Quel ritratto è stato realizzato alla fine del 1500 ad opera dell'artista Ludovico Caracci e appunto ritrae un contadino dal nome Paoluccio della Cerra, ovvero di Acerra, detto comunemente Pulcinella. Praticamente abbiamo il ritratto reale di un contadino dell'epoca che veniva chiamato Pulcinella probabilmente perché fosse ubriaco, ridicolo, goffo, come dire, faceva delle cose strane, buffe, comiche e quindi in qualche modo abbiamo questo volto, avrete visto un attimo, torturato, proprio del classico contadino di quel periodo. Quindi iniziamo questo breve racconto sulla maschera di Pulcinella, in effetti partendo da un ritratto reale della fine del Cinquecento. Ma il fenomeno Pulcinella ovviamente è antichissimo, difficile farne la sintesi perché veramente prenderebbe moltissimo tempo. Una fonte sicura che riguarda le origini, almeno del tipo nel territorio campano riguarda la Tellana. Nella Tellana, parliamo di svariati secoli avanti Cristo, avevamo diversi tipi, queste pantomime buffe con maschera, e tra questi vari tipi avevamo appunto il Maccus, ovvero Macco, che secondo alcuni storici corrisponderebbe nelle linee principali alla maschera odierna del nostro Pulcinella. Però ancora in epoca latina ricordiamo un mimo, denominato appunto Mimus Albus. Il Mimus Albus non è altro che un mimo bianco, praticamente un attore che lavorava in prevalenza sul piano gestuale, pantomimico, pressoché nudo, con il volto pasticciato da una maschera, probabilmente una tintura, e con il corpo coperto da pochi brandelli di stoffa bianca. Quindi potremmo dire che quest'altra figura ricorda vagamente, ecco, una maschera come quella di Pulcinella dal viso bruno, dal viso scuro e una sorta di costume con pezzi di stoffa completamente bianchi. La cosa importante da ricordare è che all'origine di Pulcinella c'è l'uovo. L'uovo è un simbolo cosmico. Tra l'altro quest'uovo è ricordato anche nella mitologia assira, oppure anche quella dei babilonesi, arriva fino al mondo e alla cultura dell'India, parliamo del circa 1600 anni avanti Cristo, cioè l'uovo come centro di energia, di raccolta cosmica. Però ricorderemo anche, per qualche aspetto, la famosa commedia di Aristofane, Uccelli, dove appunto tutto nasce da che cosa? Da questo uovo non fecondato, sospeso nel vuoto, nel nulla, e questo uovo a un certo punto fa scaturire dall'interno che cosa? Eros, quindi l'amore, e da questo punto in poi viene fuori la vita, la vita in tutte le sue forme e manifestazioni. Per approfondire in modo particolare la parte magica della maschera di Pulcinella, dobbiamo riferirci a una serie di canovacci della raccolta Casamarciano. La raccolta Casamarciano è della fine, proprio del finire del 1600, messa insieme appunto dal conte di Casamarciano, e dove abbiamo ben 176 canovacci
dove in gran parte abbiamo la figura di Pulcinella, ma sono tutti canovacci stranissimi, hanno a che fare molto con la magia, ecco, con il sortilegio, tipico ovviamente tutto ciò di una cultura del sud, legata per esempio anche al mondo barocco del sud. Ecco, quindi questi canovacci dove abbiamo la figura importante, prevalente del Pulcinella, contengono all'interno una serie di ingredienti estremamente, potremmo dire, appartenenti all'alchimia teatrale. In questo materiale magmatico, e quindi canovacci di questo periodo, le musiche anche del Settecento, a piene mani hanno avuto, come dire, preso materiale e avuto l'ispirazione i grandi come Massin, il coreografo Massin, per appunto l'opera Pulcinella di Igor Stravinsky. Ecco, appunto, parlando di Massin, adesso vorrei mostrarvi pochi secondi relativi a un film girato nel 1954, intitolato Carosello Napoletano. In questo film, la regia è di Ettore Giannini, in questo film vediamo appunto Massin, ormai un danzatore, attore maturo, che gioca il ruolo di Pulcinella in una bellissima pantomima. Attendo, pascià, che ti fanno fesso. Questa è la mia faccia, la faccia del signor Pulcinella. Sono stato io, per secoli, il teatro di Napoli. Da me i napoletani impararono a ridere dei loro difetti e delle loro sventure. Le 99 disgrazie di Pulcinella. Chi l'avrebbe immaginato quando le maschere famose venivano dal nord ed io me ne stavo in un angolino del molo a divertire i bambini. Non fuggire, faraone! Lassa, madripona! Fermo! Lassa! Buffo! Ciuccio! Crippio! Cacchio! Becco! Smorfia! Gaggio! Scorpio! Gufo! Rapa! Merlo! Porco! Crippio! Cacchio! Basta! Bestia! Negro! Scemo! Pazzo! Puzzo! Locco! Stuccio! Crapa! Crapa! Cessa! Cesso! Becco! Schiatta! Crippio! Ecco, ma da dove viene fuori il nome Pulcinella? Cosa significa? Da cosa deriva? Secondo Benedetto Croce, il grande filosofo Benedetto Croce, che tanto tempo ha dedicato allo studio delle maschere della commedia dell'arte, in modo particolare di Pulcinella, deriva da pulcino. Ecco, abbiamo anche accennato all'inizio all'idea dell'uovo, ricorderete? Ecco, il pulcino in napoletano si dice Pullcino. E quindi piccolo pulcino si pronuncia Pulleceniello. Vedete, Pulcinella deriva da Pulleceniello. In effetti, Pulcinella è un pulcino.
nasce dall'uovo, viene fuori questo pulcino fragilissimo, spaesato, sbilanciato, goffo, con queste aluzze corte e inutili, su due zampette fragilissime, che rotola per terra, è confuso. E questo appunto pulcino, questo pulcinello, poi diventa adulto e diventa per l'appunto la gallina. Attenzione, non il gallo, in questo caso la gallina, perché comunque dobbiamo dire che la gallina poi che cosa fa? Farà altre uova e quindi la stirpe di Pulcinella potrà continuare così all'infinito. È anche vero che la maschera di Pulcinella viene associata alla gallina perché Pulcinella è allo stesso tempo indefinibile dal punto di vista del sesso. Dunque, la gallina è un animale praticamente visto nel mondo arcaico contadino come l'animale medium che lega il mondo dei vivi con il mondo degli spiriti e con il mondo quindi dei morti. Ecco perché, diciamo così, anticamente, ma in Campania fino almeno a circa 40 anni fa, durante la veglia funebre, veniva consumato brodo di gallina. Quindi il brodo di gallina è mangiata la carne di gallina, perché in questo modo, era possibile continuare a seguire, l'anima del defunto ancora per un po', quindi accompagnarla ancora per un po'. Questa carne e quindi questa gallina che lega i due lati, il mondo, come dire, della vita reale con quello degli spiriti e con quello dei morti e quindi con l'aldilà. Quindi praticamente Pulcinella è la gallina. I movimenti di Pulcinella si associano a quelli goffi, buffi, strambi, ineleganti assolutamente della gallina. Ecco, in questa maniera abbiamo anche l'idea che è Pulcinella stesso uno spirito psicopompo, visto che in qualche modo, essendo la gallina in se stessa, praticamente gli attori, infatti, nell'interpretare la maschera di Pulcinella devono osservare in modo veramente prezioso e nei dettagli il movimento di questo animale, quindi per poi riprodurne almeno nel ritmo il piano e sul piano gestuale tutta l'azione. Ecco, lo stesso Pulcinella possiamo dire è uno spirito psicopompo, cioè traghettatore di anime, una sorta di caronte che appunto porta queste anime nel mondo dei morti e quindi degli spiriti. A proposito di questi movimenti marionettistici del Pulcinella, ho scelto per voi un frammento molto molto interessante perché voi sapete tutti che Totò viene dalla commedia dell'arte, il grande principe della risata, Antonio De Curtis, veniva dall'apprendistato della commedia dell'arte dell'epoca. Ecco, qui abbiamo un unico momento, uno spezzone, anche abbastanza breve, dove Totò interpreta la maschera di Pulcinella e dà appunto queste caratteristiche un po' da marionettistiche, tipiche del grande comico, del grande principe, e dove appunto gioca la scena con un grande, straordinario Mario Castellani. Il film si intitola Figaro qua, Figaro là, per la regia di Carlo Ludovico Bragaglia ed è un film del 1950. Sulla maschera, Figaro, ci siamo! E ci resteremo. Sei qui, Pulcinella? Sì, signore. Bando alle ciance, il tempo stringe. Prestami per un istante l'udito. Ma non questo. Questo? Né questo, né questo. E allora quale vuoi? Ho detto prestami. L'udito? Ma no! Prestami l'attenzione. Ascoltami. Sì, signore. Tal quale mi vedi? Sì. Io sono un uomo che la passione di soppiatto devasta e che l'affetto uccide. Anche a me, sai. Che cosa? Anch'io sono un uomo che ho la passione per un bel piatto di fagioli, la pasta e due fettuccine di vacino. Ma cosa hai detto? Ma no, io brucio!
brucio! Allora chiami i pompieri! No, Pulcinella! Brucio d'amore! Amore! Amore, amore, amore! Oh, no! Cosa vuoi? Non hai capito! Tu devi sapere che da tempo io amo... Possiamo dire che il fenomeno commedia dell'arte è stato uno dei più, come dire, riprodotti nella storia del teatro. Abbiamo affreschi, incisioni, pitture di vario tipo, bozzetti, eccetera. Possiamo dire che già per quello che riguarda il nostro Pulcinella abbiamo, oltre all'immagine che abbiamo visto all'inizio del ritratto appunto di Paoluccio della Cerra, detto Pulcinella, abbiamo immagini che risalgono al primo Seicento, molti di anonimi, oppure per esempio nei famosi panni di Spessania dell'artista francese Jacques Callot abbiamo appunto un pulliciniello che danza. Abbiamo poi successivamente i bozzetti di Pier Leone Ghezzi, sempre come protagonista il nostro buon Pulcinella. Abbiamo successivamente anche nella pittura, per esempio, le opere di Bonito, ma fino ad arrivare al Novecento con i nostri straordinari artisti come Pablo Picasso, che tutti quanti ricorderanno nell'aver creato scene e costumi proprio per il Pulcinella di Stravinsky. Oltre a Pablo Picasso, bene, è importante ricordare Gino Severini. Gino Severini, un artista di stampo futurista straordinario, dipinse molteplici straordinari Pulcinella, anche altre maschere per la verità, ma si dedicò in modo particolare a questi Pulcinella che lui a un certo punto chiamò persino in francese, Pulcinella, e a volte mischiava persino con i Pierrot, con il nome Pierrot. Ecco, i Pulcinella di Gino Severini si ispiravano chiaramente al Settecento veneziano. Perché? Perché vorrei ricordare due artisti straordinari del Settecento, i Tiepolo, padre e figlio, praticamente Giovan Battista Tiepolo e Gian Domenico Tiepolo. Ecco, Giovan Battista Tiepolo e suo figlio, in modo particolare Gian Domenico, si dedicò moltissimo alla realizzazione di opere pittoriche di vario tipo, tutte attorno alla figura straordinaria di Pulcinella. Abbiamo questo Pulcinella con quello che si chiamava coppolone, cioè sarebbe il cappello conico, lungo, a tronco, con la gobba, con maniche lunghe, Pulcinella acrobatici, Pulcinella che volavano letteralmente su altalene. Abbiamo sia in Giovan Battista che in Gian Domenico una particolare attenzione a un Pulcinella con questo tipo di profilo. Vedete, ho qui questa maschera in cuoio che, dove si evince chiaramente il profilo proprio da gallina, proprio diciamo così, di uccello, di queste maschere. Questa maschera appunto in cuoio di tradizione si ispira alle immagini di Tiepolo, che a loro volta però derivavano da un polichinelle francese portato appunto in Francia da Michelangelo Fragansani alla fine del Seicento, e quindi con questo particolare profilo. Dunque, vorrei dedicare però un attimo un po' più di tempo a Gian Domenico Tiepolo, questo pittore, quest'artista straordinario che scelse come bandiera, potremmo dire, la maschera di Pulcinella. Eppure Gian Domenico era un veneziano, Gian Domenico ha lavorato soprattutto nell'alveo veneziano e realizzando affreschi straordinari, volte impressionanti con questi acrobatici Pulcinella su altalene, confusi con il cielo, con le nuvole. Però ci fu un momento in cui alla fine del Settecento, quando i francesi praticamente soppiantarono la millenaria Repubblica di Venezia, imposero delle strane regole e delle strane leggi. Per esempio, vietarono letteralmente la commedia dell'arte. E questo fu un fatto traumatico, stranissimo. Ecco, la città delle maschere, arrivano questi francesi e vietano totalmente la realizzazione di spettacoli
soprattutto di commedia dell'arte. Ecco, Gian Domenico Tiepolo, secondo alcuni storici, si oppone con un gesto artistico e dipinge 104 tavole, appunto, che lui chiamerà divertimenti per i ragazzi, e parliamo della fine del Settecento, 104 tavole bellissime a penna, pennello e inchiostro bruno e seppia, queste opere bellissime dove che cosa fa Tiepolo? Prende la maschera di Pulcinella e la moltiplica in Venezia. Venezia viene popolata da centinaia, migliaia di Pulcinella nelle situazioni più strane, una sorta di grande, colossale pantomima che investe l'intera laguna veneziana. Ecco, lui prende la maschera di Pulcinella e la trasforma in maschera eversiva, quindi sceglie questa maschera napoletana per, come dire, opporsi a questa, opporsi a questo divieto venuto, cascato addosso appunto ai veneziani dal nuovo governo francese. Quindi praticamente abbiamo una serie di pantomime, racconta veramente di tutto, che so, feste, danze in campagna, funerali, matrimoni, ci sono scene veramente di una bellezza, di una potenza coreografica di grande qualità. Proprio perché a un certo punto Tiepolo sceglie questa maschera come simbolo, energia eversiva contro una qualche imposizione, quindi come simbolo anche di libertà, in merito a questo ho scelto un altro frammento, brevissimo tra l'altro, interpretato dal grande Edoardo De Filippo. Il grande Edoardo De Filippo. Il film si intitola Ferdinando I, re di Napoli. È un film del 1959 dove c'è un attore che interpreta il ruolo di Pulcinella, però questo attore approfitta della maschera di Pulcinella per fare l'ironia contro il re, per in qualche modo muovere il popolo contro il re, e quindi viene condannato a morte. Ho scelto questo frammento perché qui si confonde appunto la persona, l'attore con il personaggio, potremmo dire l'attore, l'interprete con la maschera. Infatti vediamo Edoardo De Filippo nel ruolo dell'attore che interpreta il Pulcinella piangere e disperarsi perché non vuole praticamente accettare la morte, perché viene condannato a morte. Ma viene condannato a morte chi? L'attore che interpreta questa maschera o Pulcinella? Non mi ricordo chi è che disse: non è bello che sia la morte il peggior di tutti i mali. Disse una bella fesseria. Io invece dico: qui giace un povero uomo dedito all'arte, alla poesia, alla libertà. In vita fu un fesso, ma la morte più fessa ancora, perché un morto vale molto meno di un vivo. Quello che vale veramente è la vita. E io ho lottato per la libertà, non perché tengo la stoffa di leone, uguale leone, ma perché la libertà mi piaceva. Adesso la libertà arriva e io la perdo con la morte. Non mi faccio pensare. Ma come uno tiene questa bella abitudine di svegliarsi la mattina, alzarsi, mangiare, bere, i maccheroni al pomodoro che sono tanto buoni, tutti quei frutti di stagione, i cocomeri rossi, belli nel mese di agosto, e chi li mangia più? Ti volevo respirare quest'aria di mare, da mangiare, invece niente, io devo perdere questa abitudine perché per la fessaggine di un re. Pulcinella può anche morire, ma non deve essere uccisa da quelle che sono più pulcinelle di lui, ma già. Cioè, i tiranni nascono con la corda in tasca. In tanti anni mi è capitato spesso di interpretare il ruolo di Pulcinella
E a volte ho lavorato anche come regista in alcune produzioni relative alla commedia dell'arte, devo dire anche in due occasioni, proprio sul Pulcinella di Stravinsky, una volta al Teatro Mercadante di Napoli, per le mimografie con la regia di Roberto De Simone, e di recente, nel 2014, al Teatro Nazionale di Strasburgo, sia come consulente ma anche per quello che riguarda appunto le mimografie e gli elementi coreografici in una produzione relativa sempre al Pulcinella di Stravinsky. Nel 2009 ho realizzato uno spettacolo improntato soprattutto sulla maschera di Pulcinella e che ho portato un po' in giro in alcune rassegne. Ma era il concentrato di una drammaturgia un po' composita, lì dove ho pescato testi dal grande Silvio Fiorillo, per esempio, colui che veramente ha creato con la Lucilla Costante nel 1609, letteralmente ha creato, ha dato spazio per la prima volta alla maschera di Pulcinella. Oppure, per esempio, ho preso dei frammenti dall'altro autore, Placido Adriani, oppure persino frammenti da libretti del Settecento, come quelli di Giuseppe Palomba. È stato un lavoro più che altro di composizione, attorno a un fenomeno, che io ho chiuso tra il Seicento e il primissimo Ottocento, attorno al fenomeno, relativo appunto a Pulcinella. E io intitolai questo spettacolo in modo un po' provocatorio La querelle des Buffons, che ricorderà a molti musicisti una questione appunto nata nel Settecento, in particolar modo in Francia. Ecco, io chiudo questo mio breve racconto attorno alla maschera di Pulcinella e vi invito a vedere questi pochissimi minuti relativi a un mio spettacolo dove io interpreto appunto la maschera di Pulcinella. Grazie. E a me sembra con tutta sta scuola pila pil pila 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 cadarma me scura e via t'amora e m'ha fatto nu fuss e m'ha fatto nu fuss ca so grossa e m'ha voglia sposa ca so grossa e m'ha voglia sposa. Ma io spando, schiavo bis, palumella se sta bella. Buondì, Pulcinella mio. Dimmi, ti sto in grazia, cara mia. Così tu vorresti bene a me. Dammi chiù da me. Io ti tengo nel cuore. E allora dimmi, quando facciamo sta parentesa? Io per me sono sempre pronta. Ah, questo voglio io. Questo è il gusto mio. Dammi un bacio, cuore. Eccolo, caruccio mio. Ehi, ma oh, come faccio? Oh, che contento! Oh, che gusto! Oh, che caldo faccio, mi sa gusto! Stanno in cielo e dov'è la luna? Oh, la gentesa se ne sarà aiuta a corcare con lo sole e si gaudono amorosamente, amorosamente. Oh, potesse pigliare una di quelle stelle, poi la mettere a sto cappiello. Ma quando possono essere? Una, oppure tre.
Thank you.